Buongiorno e benvenuti al mio canale. I video che illustrano come separare la voce dalla musica di un brano musicale sono quelli più, diciamo, ricercati, almeno nel mio canale. Ho mostrato diverse opzioni, alcune basate su Audacity, altre su Audition, altre ancora su dei tool online, magari con delle limitazioni. Questo nuovo strumento è veramente interessante, che consiglio di provare. Oltretutto è gratuito. Si chiama, come vedete, Moises. È stato messo a punto dal gruppo di ricerca di Deezer. Come sapete, Deezer è un servizio simile a Spotify. Questo è. Ci sono tutte le istruzioni su come funziona questa ricerca, che si chiama Splitter. In sostanza, i brani musicali sono formati da varie tracce. C'è la traccia vocale del cantante o della cantante, poi c'è la traccia del basso, la traccia della chitarra, la traccia della batteria, la traccia del piano, eccetera, eccetera. E quindi con questo splitter, con questo strumento, vengono separate le varie tracce. Non solo quindi si separa la voce dalla musica, ma addirittura si può separare la voce dagli altri strumenti. Qui ci sono tutte le istruzioni, chiaramente sono in inglese, ma se uno non conosce l'inglese fa destro del mouse, traduci in italiano e lo può leggere in italiano tranquillamente. Dunque, le varie tracce si chiamano, con una parola tradotta come stereo, stems, che francamente è una, io direi più, continuerei più a chiamarla traccia. E vediamo come funziona. Qui si va su elabora la tua musica, però prima di bisogna accedere. Si può creare un account con un indirizzo email e una password, oppure accedere con un login tramite Google o tramite Twitter. Io ho già fatto una prova, per esempio, con questa canzone, con una canzone. Dopo aver fatto la prova e la canzone che è stata elaborata, ho diviso soltanto la canzone, la voce dalla musica. Qui si può andare con la voce, che all'inizio non c'è, eh? La voce inizia più o meno. My favorite season. Ecco, a questo punto. When come on. E invece qui c'è l'accompagnamento. Si può scaricare chiaramente la voce e l'accompagnamento. Se uno è interessato al karaoke, ovviamente è una cosa utile. Vediamo, facciamo subito un esempio pratico. Si va su carica traccia, poi si va su seleziona il file. Si può anche cercare, incollare un URL di YouTube, oppure addirittura fare una ricerca su YouTube. Ma noi selezioniamo un file, scegliamo una canzone qualsiasi che ho scaricato da Jamendo, cioè un servizio con musica senza copyright per non avere problemi. Si va su apri, il file è stato caricato. A questo punto noi dobbiamo scegliere che cosa fare. Qui, come vedete, possiamo scegliere il metodo classico, significa voce e accompagnamento, ma possiamo anche avere 5 tracce, cioè la voce, basso, batteria, piano, alto, eccetera, eccetera. 4 tracce. Proviamo con 4 tracce, visto che con 2 l'abbiamo già visto. Andiamo su 4 tracce, voce, basso, batteria ed altro. Andiamo qui su iscriviti. Anche se la traduzione è pessima, sarebbe probabilmente submit in inglese, ma. E si attende
il processo. Quando è terminato, si visualizzerà una spunta. Ecco, vedete? Adesso comincia questa attività in fase di elaborazione. Quando ci sarà una spunta verde, come nella prima canzone che ho caricato, si potrà passare all'ascolto delle varie tracce. L'elaborazione è terminata. Innanzitutto ascoltiamo la traccia originale per avere un'idea, che è questa. Mi sembra ci sia soltanto la voce e la chitarra più o meno. Comunque andiamo su play, download. E come vedete, noi abbiamo deciso di dividere in quattro tracce, voce, percussione, basso e altro, e noi potremo ascoltare le varie tracce. Ascoltiamo la voce. Si sente veramente soltanto la voce. Proviamo con le percussioni. Sostanzialmente non ci sono percussioni. Andiamo su basso. Anche il basso probabilmente non c'è, c'è soltanto la chitarra che probabilmente si sentirà su altro. Infatti. Qui da questi pulsanti si possono scaricare le varie tracce. Si può scaricare la traccia della voce, la traccia. In questo caso, magari uno strumento che abbiamo selezionato non c'è, come il basso, che mi sembra che non ci sia, chiaramente la traccia sarà sostanzialmente muta. Si può selezionare altro, per esempio la voce, qua si seleziona, ecco fatto. Questa qua. Questo è un, come vedete, è un player MP5 per scaricare viene aperto in questa finestra per scaricare la voce, si va su scarica, sul menu poi su scarica e si scarica la voce. Possiamo fare lo stesso anche con le altre tracce. Nella traccia precedente io avevo diviso soltanto la voce, nella traccia precedente questa, avevo soltanto diviso voce e accompagnamento, magari andando su accompagnamento si può scaricare l'accompagnamento. Andando sempre qui sul menu, è un player HTML5, si va su scarica. E si scarica l'accompagnamento per poi magari creare il karaoke, cioè la sezione musicale, la traccia musicale depurata da quella vocale. Forse sono stato un po' lungo, ma lo strumento secondo me merita. Concludo dicendo che è completamente gratuito e non ho visto che ci siano dei limiti né di numero di canzoni da processare, né di lunghezza, niente di niente. Per adesso è un tool open source rilasciato da Deezer, finché rimane di libero utilizzo, credo che possa essere utile per molte persone. Alla prossima volta.